di proprietà di un esponente delle forze dell'ordine, la villa di campagna a Campo di Pietra, dove ieri i carabinieri di Campobasso hanno rintracciato il boss della camorra di Torre Annunziata, Alfonso Chierchia. La notizia dell'arresto del pericoloso latitante ha violato la tranquillità del paesino alle porte del capoluogo di regione. In queste ore in paese, tra l'incredulità e lo stupore, tutti parlano dell'accaduto. A rincarare la dose il particolare della proprietà dell'abitazione che, come detto, appartiene ad un rappresentante delle forze dell'ordine, non in servizio in Molise, ma noto in paese. Questi aveva affittato l'abitazione ad uno zio del latitante che lì viveva con la sua compagna, una donna molisana originaria di San Giovanni in Galdo. Favoreggiamento è l'accusa che nelle prossime ore potrebbe condurre all'iscrizione sul registro degli indagati di una o più persone coinvolte nella vicenda. Il piano operativo straordinario della sanità molisana, contrariamente alle previsioni, ieri non è arrivato in conferenza delle regioni. Immediatamente levatesi le prime polemiche che mettono in dubbio l'effettiva approvazione del documento. Per questo il governatore commissario ad acta della sanità regionale Paolo Frattura ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche. Il POS 2015-2018 non è stato trattato in conferenza delle regioni esclusivamente perché il Ministero di Economia e Finanza non ha ancora trasmesso i documenti e pertanto l'argomento non è stato iscritto all'ordine del giorno. Speravo, ancora Frattura, che lo inviassero prima, per questo avevo indicato la data del 7 luglio. Arriverà il 21, prossima convocazione della conferenza, e sinceramente cambia poco. Tra qualche giorno la compagnia dei carabinieri di Venafro avrà un nuovo comandante. Il capitano Mario Giacona avvicenderà l'omologo Giuseppe Fedele, che sarà trasferito al comando dell'arma di Sessa Aurunca. 3 anni di intenso lavoro e brillanti operazioni quelli in cui Fedele ha guidato la compagnia di Venafro. Nonostante i 41 anni, già ricco il curriculum vantato da chi ne prenderà il posto. Giacona ha infatti prestato servizio in Sicilia e in Sardegna. Nel corso del servizio presso la compagnia di Terracina, l'ufficiale si è distinto nell'attività istituzionale. Nella compagnia laziale ha ricoperto l'incarico di comandante del nucleo operativo radiomobile. Sebbene ancora non ufficiale, il cambio al vertice dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. Una carambola di mezzi che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. L'incidente ieri pomeriggio all'altezza di uno svincolo della tangenziale di Termoli. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale compagnia, una donna alla guida di una Fiat Punto avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Impossibile per un autobus di una linea internazionale che sopraggiungeva carico di passeggeri evitare la brusca frenata, di cui l'impatto con un'auto che immediatamente seguiva. L'uomo alla guida della vettura che ha tamponato il bus ha riportato i maggiori danni. I medici del 118, dopo i primi soccorsi, lo hanno condotto al pronto soccorso del San Timoteo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 10 borse di studio ad altrettanti studenti dell'Unimol. L'importo dell'assegno ammonta a 2.000 euro per ciascuno studente. Questa mattina a Campobasso, presso la sala Enrico Fermi della Biblioteca di Ateneo, la cerimonia di consegna dei contributi. A finanziare l'iniziativa la Fondazione Intesa San Paolo Onlus. Il diritto allo studio, ha rimarcato il rettore Palmieri, è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona. L'Università del Molise è fortemente impegnata nel garantire questo diritto, anche lavorando e collaborando con le istituzioni coinvolte ed interessate nel sostenerlo, dalla sfera pubblica a quella privata. Dunque, in un periodo difficile come quello attuale dal punto di vista economico, ben vengano iniziative come questa a sostegno del fondamentale diritto allo studio. We'll be right back.